Thank you.
Buonasera a tutti. Ben trovati in questa serata organizzata dall'ufficio di pastorale sociale della diocesi di Algeri Acquaviva, voluta dal nostro vescovo, ma anche un po' dal nostro territorio, dalla nostra chiesa diocesana, per provare un po' a riflettere su un argomento che ci sta un po' toccando da vicino, che tocca un po' la nostra terra e soprattutto per provare a chiarirci ed è il tema un po' legato all'ambiente, legato anche a una situazione molto delicata, che è la produzione di scorie radioattive. È un tema molto complesso, è un tema anche che ha molti anni di riflessione, soprattutto dal 1986, quando anche un referendum fatto in Italia portò alla scelta, no, di non andare avanti con l'energia nucleare. E quindi la riflessione è molto, molto, molto particolare perché molti si chiedono: ma di che cosa parliamo quando si parla, no, di scorie radioattive? E c'è tutta una riflessione che ci fa capire che non è soltanto, ecco, la produzione nucleare che produce scorie radioattive, ma anche il mondo della sanità, per esempio. Non tutti sanno che alcune cure, che anche il nostro ospedale Miuli, per esempio, fa, no, produce delle scorie, no? Non sono grandissime quantità, ma anche il mondo dell'università con la sperimentazione e tante altre realtà. E quindi è una situazione molto complessa, legata anche alla nostra vita, e anche all'ambiente, al territorio in cui viviamo. Molte parole si stanno spendendo, soprattutto discorsi un po' demagogici o anche un po' così suscitati soltanto un po' dai si dice o facciamo le rivoluzioni. No, non, adesso inquiniamo un po' come la terra dei fuochi. Sono veramente tante cose che non condividiamo e che penso non siano neanche vere. Quindi, ecco, sentivamo il bisogno di proporre una serata di riflessione anche con degli esperti che abbiamo invitato, che tra un po' vi presenterò, che ci aiuteranno un po' a capire di che cosa stiamo parlando e soprattutto perché non è ancora stato approvato nulla, semplicemente, ecco, un mesetto fa è stato pubblicato dalla Sogin SPA una carta dei possibili siti un po' su tutto il territorio nazionale dove, ecco, sono stati individuati dei possibili siti per lo stoccaggio. E
quindi è importante che cogliamo soprattutto il capire di cosa stiamo parlando e anche iniziamo a partecipare dal territorio, perché anche come il nostro vescovo ha scritto in un'intervista che è comparsa proprio oggi anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, l'importanza di ascoltare i territori, l'importanza, ecco, che le decisioni non siano calate dall'alto. Ed è anche questo il motivo per cui siamo qui e abbiamo anche la gioia di avere anche in mezzo a noi rappresentanti un po' delle istituzioni, anche della nostra regione Puglia, che sarà chiamata a dare anche un riscontro entro 60 giorni a questa pubblicazione con tutta una serie di annotazioni. Quindi ci piace anche poter dare il nostro contributo alla riflessione. Ecco, mentre aspettiamo che si colleghi ancora un po' di gente, vedo già un po' di gente collegata. Così, ascoltiamo una filastrocca che un nostro caro amico, un giovane attore del nostro territorio, Marcello Vitali, ha scritto proprio così, commentando quello che sta un po' avvenendo anche nel nostro territorio, invitandoci, ecco, a essere attenti, a partecipare, a non essere superficiali e indifferenti a questo problema. Aiuto! Arrivano le scorie radioattive! Una pulsione immediata ci spinge a reagire. Nel virtuale è tanta la mobilitazione. Ecco che salta fuori la fantomatica petizione. Dai, firma di qua! No, meglio, firma di là! Ma qualcuno dopo si darà da far. Dietro la bolla della virtualità siamo tutti capaci a sbraitar. Un post, una firma e la coscienza lasciamo andare. Come siamo bravi ad indignarci e a far lezioni, seduti, comodi, e se si mette male, abbandoni. Sappiamo ben smanettar davanti al dispositivo, ma quello che è in gioco è la nostra vita, è la nostra terra, per poter dire sono ancora vivo. Come sempre in pochi saranno i soliti noti a spendersi con affanno. I tempi sono stretti, ci vogliono le osservazioni. La nostra forza sarà prevedere anche le loro controdeduzioni. Occorre le maniche da subito rimboccar e al fin della tensione darsi da far. Contro un nemico ancora più invisibile, in un tempo assolutamente imprevedibile. Ognuno con la sua dose di coraggio si presti ad affrontare quella scelleratezza che l'essere umano sa perpetrar. Certo, ci sarà da lottare su più fronti, senza aver paura di durissimi confronti. E se del Covid o delle scorie ci frenasse il timor, sarà sotterrato quel poco che resta dell'onor. E tu, che stai ascoltando questa giaculatoria, dai, affrontiamo insieme con coraggio questa parte della storia. Bene, il nostro amico Marcello è sempre di suggestioni. Penso abbia tirato proprio in ballo un po' i sentimenti che corrono un po' anche tra un po' gli abitanti del nostro territorio. Ecco, molto timore, molta paura, molta confusione. Ecco perché come cristiani non potevamo non essere partecipi e soprattutto sentire un po' quella responsabilità che anche Papa Francesco nel Laudato Si ci ha ricordato, no? Che dobbiamo prenderci cura della nostra terra, perché è la nostra casa comune e se non ce ne prendiamo cura noi, ecco, non possiamo demandare agli altri, a chi ci amministra. Ecco, quindi veramente questo è il senso un po' di questo nostro incontro. Io voglio solo ringraziare le persone che adesso interverranno, che ci hanno dato un po' del loro tempo e soprattutto ci daranno anche un po' della loro competenza per aiutarci così a fare chiarezza un po', prima di tutto, su quello che è il nostro territorio e quindi veramente l'apporto anche un po' di un geologo che ci racconta che cos'è la nostra Murgia e
e soprattutto se può essere veramente un sito idoneo. Poi anche una riflessione anche per capire cosa sono questi siti e perché sono sicuri, che cosa significa un po' questo, quindi anche l'esperto anche proprio di chimica, del mondo un po' del nucleare, della produzione delle scorie. E poi anche, vogliamo anche capire dove stiamo andando con la nostra terra, nel nostro territorio, sulla nostra Murgia. Stanno nascendo, ecco, dei biodistretti, ci sono dei parchi, si sta investendo anche sul rivalutare i nostri prodotti e tornare anche un po' al nostro grano. Quindi ci sono anche in essere una serie di cose, se queste possono, ecco, portare a una conciliazione con un discorso, no, del genere. E quindi poi anche l'aspetto etico, un po' che riguarda proprio il nostro essere presenti un po' sul nostro territorio e anche quello che la Regione Puglia sta facendo, ecco, si sta già prodigando. Tutto questo ci sembra ci aiuti a mettere a fuoco questo problema un po' complesso. Certamente non risolveremo tutti i problemi questa sera, ma proviamo, ecco, speriamo, insomma, di almeno, ecco, chiarire un po', le argomentazioni. Io lascio la parola alla nostra amica Anna Laratto, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, che ci ha dato la sua disponibilità. Lei è sempre molto attenta ai temi ambientali. Anche in passato abbiamo, ecco, organizzato altri eventi su altre situazioni. Quindi, ecco, la ringraziamo per la sua disponibilità e le affidiamo un po' la conduzione di questa serata. Buona serata a tutti. Grazie, grazie Don Mimmo Natale, grazie per avermi data questa opportunità, dico opportunità perché, come ha raccontato l'attore in quella filastrocca, ci facciamo prendere dagli isterismi, quindi al bando gli isterismi, come abbiamo fatto altre volte. Mi viene in mente quel momento difficile quando si parlava di trivellazioni. Noi siamo stati lì al Teatro Mercadante ad accendere i riflettori grazie al nostro arcivescovo Giovanni Ricchiuti, sempre molto sensibile a questi temi, lo devo dire, lo posso raccontare, lo racconto dal mio osservatorio da cronista. Ben vengano queste iniziative. Ringraziamo, siamo noi cittadini a ringraziare la diocesi e soprattutto in particolar modo l'ufficio di pastorale sociale del lavoro, il referente Don Mimmo Natale, che ha spiegato molto bene quello che questa sera andiamo a trattare. Io non voglio dilungarmi perché dirette in remoto sono un po' fredde, mi mancano tanto quei momenti come dire, di scambi, anche di strette di mano che si riuscivano a fare in tempi normali. Speriamo che questa pandemia ci lasci al più presto, anche perché mi diceva questa mattina un agricoltore, anzi un imprenditore agricolo, al quale ho detto di collegarsi con la diocesi per poter seguire questa tavola rotonda dal titolo emblematico Scorie o risorsa. Poi lo scopriremo magari parlando questa sera. Dicevo a questo imprenditore, mi diceva che bello perché io non ho tempo, io lavoro tutto il giorno e quando c'erano i convegni, lui sta a Casa Massima o a Casa Massima o ad Acquaviva, io correvo perché era quello il mio modo di mettermi, di aggiornarmi, di capire come andavano le cose. Quindi ci mancano questi momenti. Ma abbiamo la tecnologia, ringrazio tutti i relatori che sono con noi, li ha
presentati Don Mimmo Natale. Io a questo punto rivolgo subito la domanda, entriamo subito nel vivo, perché insomma io sono una giornalista di lungo corso, quindi ricordo che già negli anni 2000 si parlava di scorie. Dovevamo prepararci, poi c'è stata la politica che ha scelto a un certo momento le scorie radioattive da mettere lì a Scanzano, insomma tutti quanti più o meno conosciamo quello che è successo nel corso degli anni. Quindi la notizia che è venuta fuori a gennaio non è stata una un fulmine a ciel sereno, eravamo quasi consapevoli che prima o poi dovevamo cominciare a capire come metterci in regola. Io volevo sentire subito il dottor Valletta, Salvatore Valletta, presidente dell'Ordine dei Geologi della Puglia, perché intanto buonasera, benvenuto, e siamo curiosissimi perché vogliamo capire da lei, esperto qual è, professore, perché i depositi in Puglia, secondo lei, se ci vuole illuminare su questo, e quali sono i rischi per noi, soprattutto quelli geologici, perché il nostro territorio fino a un certo momento è stato identificato come quello più idoneo, ma erano anni passati, quando non c'erano possibilità di terremoti. Credo che le cose siano cambiate. Ci vuole illuminare su questo? Grazie, professore. Grazie a voi e grazie alla Diocesi per questo invito. Saluto innanzitutto l'Arcivescovo e Don Mimmo Natale per questa bellissima iniziativa. Parlare, diciamo, dedicare una serata a raccontare, a parlare dei problemi del territorio, in questo caso del deposito di scorie nucleari, credo che sia un'occasione estremamente importante. La Puglia, la Basilicata, alcune regioni, diciamo, ma soprattutto la Puglia, è stata sempre considerata probabilmente una regione poco sismica, con pochi rischi. Questo nell'immaginario c'è sempre questa cosa, ma la Puglia è una regione abbastanza tranquilla, serena, non dobbiamo preoccuparci. Ecco, forse questo immaginario ancora persiste, no? Di una regione tranquilla. Invece non è così, è una regione che ha subito dei terremoti storici molto molto significativi e che ha interessato fortemente, insomma, tutta l'area bradanica, fino ad arrivare persino nel Salento, che è conosciuto come un territorio ancora meno diciamo pericoloso sul piano sismico. Noi come geologi stiamo dando un contributo innanzitutto alla Regione Puglia, che ha attivato, saluto l'assessore tra l'altro, ha attivato dei tavoli tecnici tematici per mettere in campo delle osservazioni attente, come dire, di carattere tecnico-scientifico rispetto a questi siti individuati, e stiamo collaborando anche con dei veri e propri protocolli di intesa, di dare una mano ai comuni, penso al comune di Laterza, al comune di Altamura, con il quale abbiamo stabilito appunto un protocollo per sostenere le amministrazioni locali a dire delle cose importanti su questi siti. Allora, innanzitutto diciamo che i siti individuati un po' a cavallo tra la Puglia e la Basilicata, penso a Gravina, penso ad Altamura, penso naturalmente alla Terza, sono siti che sul piano dal punto di vista geologico, fatta eccezione da una piccola copertura di depositi più recenti di tipo sabbioso, ghiaioso, al di sotto presentano degli spessori di argilla. E quindi ecco, la ricerca di Sogin è stata soprattutto indirizzata su questi depositi di argille, per i quali però non abbiamo, Sogin non ha stabilito gli spessori di questi materiali. In genere, quando parliamo di materiali argillosi, c'è una tendenza anche qui di immaginarli dei materiali impermeabili, compatti, che non lasciano passare nulla, che hanno, come dire, che non presentano discontinuità. E questo è un'altra falsa credenza, perché i materiali argillosi di cui noi stiamo parlando, che dovrebbero in qualche modo ospitare, no, potenzialmente questo deposito di rifiuti, in realtà sono depositi che presentano al loro interno tantissime discontinuità. Stiamo parlando di tutta una fascia
Bradanica, parallela appunto alle Murge, che sono l'avampaese, quello più stabile sul piano geologico, che poi sono essenzialmente l'avampaese rappresentato da rocce carbonatiche, quindi dove è presente il fenomeno del carsismo. Però voglio dire, questi depositi di argilla sono discontinui, presentano tutta una serie di discontinuità dovute a una tettonica pleistocenica più recente che ha interessato questa regione e che dove presenta anche dei sistemi di faglia che hanno rotto e che hanno creato delle dislocazioni locali che in qualche modo vanno tenute in considerazione. Quindi la pericolosità sul piano, diciamo, strettamente geologico risiede innanzitutto ai materiali. Faccio un esempio, nell'area di Gravina, per esempio, per comprendere che queste rocce di argilla non sono omogenee, ma presentano discontinuità, presentano dei collegamenti tra sottosuolo e superficie, per esempio esistono dei vulcanelli di fango a cavallo appunto tra la Puglia e la Basilicata. Che significa? Significa che ci stanno delle connessioni tra la situazione del sottosuolo profondo e la superficie, che per inversioni di pressione consentono a questo fango di risalire e di manifestarsi sotto forma di veri e propri vulcanelli. E questa è una criticità enorme, una criticità che non è stata purtroppo presa in considerazione da parte delle osservazioni della SOGIN, che si è basata sostanzialmente su rilievi di tipo geologico purtroppo datati. Ecco, la nostra regione, per esempio, è una regione che ha un quadro conoscitivo delle informazioni geologiche poco attuale, perché l'80% del nostro territorio di fatto non possiede una cartografia geologica recente. Le cartografie geologiche che sono state utilizzate dalla SOGIN sono cartografie al 100.000, quindi una scala poco adatta per questo tipo di analisi, e che riguardano praticamente i lavori che sono stati fatti in geologia nella metà del secolo scorso, dagli anni 60 al più negli anni 70 del secolo scorso. Le nuove cartografie geologiche a una scala, diciamo, più di dettaglio, 1 a 50.000, coprono appena il 20% del nostro territorio regionale e che comunque non abbiamo informazioni di fatto sulle aree di cui stiamo parlando. Questa è un'altra ulteriore criticità. Per esempio, negli ultimi terremoti che hanno interessato il nostro paese, si sono avviate una serie di ricerche, di lavori, che cosiddetti di microzonazione sismica. Beh, la nostra regione, per esempio, ancora questi lavori sono indietro, sono stati cominciati, però non si è completato il quadro di conoscenze. Manca ancora un'analisi attenta sul territorio, sui valori di pericolosità sismica. E comunque la pericolosità sismica interessa anche il nostro territorio. E c'è un'altra osservazione importante da fare. Qui non si tratta di costruire un edificio normale, ordinario, per il quale noi pensiamo che debba avere una vita di 50 anni, ma stiamo costruendo, dovrebbero costruire un deposito che deve durare nel tempo, almeno 300-400 anni per intenderci. E se noi andassimo a fare delle analisi di pericolosità sismica per questi periodi di tempo, le cose cominciano a cambiare, perché non sono quelle ordinarie, ma sono delle analisi da fare di tipo straordinario, per le quali i caratteri di sismicità dovuti a queste faglie esistenti anche nella nostra regione mettono in discussione questo tipo di scelte. Poi c'è questa cosa che io ritengo estremamente importante, che manca dall'analisi, diciamo, della SOGIN, delle ricerche più attuali. Noi abbiamo enti di ricerca, penso all'università, penso al CNR, ai grandi centri di ricerca della nostra regione, che negli anni fanno determinati studi, fanno degli approfondimenti sul territorio. Beh, questa bibliografia cosiddetta più recente non è stata presa in considerazione. Questo è un fatto grave, perché per pianificare attività di questo tipo ci vuole un'analisi molto attenta e non situazioni, diciamo, molto molto arretrate. E poi c'è da considerare una cosa, per esempio una delle cose chiare, no, che SOGIN dice, grazie anche al lavoro
che ha fatto l'ISPRA, l'Istituto di Ricerca Nazionale, no? In campo dell'ambiente, che ha escluso delle aree, ha messo tutta una serie di motivi che escludono la possibilità di individuare in certe aree i siti di cui stiamo parlando. E per esempio le aree carsiche vengono escluse a priori. Allora, un'area carsica, per esempio, è la nostra Murgia. Sono rocce carbonatiche interessate dal fenomeno carsico sia in superficie, con manifestazioni imponenti delle volte, no? Pensiamo al Pulo di Altamura, al Pulicchio di Gravina, queste grosse doline che sono visibili in superficie. Ma abbiamo anche un carsismo in profondità, quindi pensiamo alle grotte, a un sistema articolato nel sottosuolo dove le acque aggrediscono queste rocce carbonatiche. Però attenzione, sotto quelle argille di cui parlavamo, i calcari continuano, quindi i calcari sprofondano sotto le argille, quindi dei calcari che noi osserviamo e calpestiamo sulla Murgia, si trovano a una certa profondità sotto i materiali argillosi dei siti di cui stiamo parlando. E allora, non avendo individuato gli esatti spessori, perché non sono state fatte indagini sito specifiche per dire quali sono gli spessori delle argille, noi riteniamo che si tratta di spessori tutto sommato modesti, per i quali se il carsismo nei calcari sottostanti le argille si dovesse creare, come è possibile ci siano delle cavità in profondità, e si dovesse creare attraverso per esempio delle scosse sismiche nel tempo, pensiamo ai prossimi 50, 100, 200 anni a seguire, si potrebbero creare dei crolli, geologi chiamano dei sinkhole, delle sprofondamenti che potrebbero anche interessare i materiali argillosi soprastanti. Quindi se è vero che motivo escludente sono le aree carsiche, non è stato preso in considerazione il fenomeno indiretto del carsismo, quello che si può trovare a una certa profondità al di sotto dei materiali argillosi che Sogin è andato a ricercare. E poi c'è, io credo, anche una cosa estremamente importante da evidenziare, il fatto che le nostre superfici in qualche modo sono contrassegnate da sistemi di vie dell'acqua, dei piccoli corsi d'acqua, delle incisioni fluviali che in qualche modo possono interferire con i nostri siti e creare grossi problemi. Infine, in alcune aree dei siti di cui stiamo parlando, esiste anche in superficie, nei materiali sibbiosi, con le sottostanti argille, una configurazione di una falda superficiale, di una falda idrica superficiale, e che è un motivo anche questo per poter escludere queste aree, perché tutto ci possiamo aspettare tranne una possibile interazione di un sistema acquifero, diciamo superficiale, con un deposito di scorie di questo tipo. Ricordiamo che si tratta di scorie anche temporaneamente che dovrebbero ospitare quelle, come dire, più pericolose, non soltanto quelle che provengono dagli ospedali e dai centri di ricerca, ma anche quelle molto più pericolose di una vita lunga, di quello che è stato i prodotti residuali dei rifiuti dell'esperienza, forse un po' poco idonea, delle centrali nucleari del nostro paese. E quindi, ecco, da questo punto di vista, diciamo, motivazioni per proporre un quadro conoscitivo tale da poter escludere le nostre aree, io credo che ci siano tutte quante. Grazie per questa analisi che ci ha fatto capire molto bene qual è la situazione. Quindi, secondo lei, e chiudiamo perché dobbiamo dare spazio agli altri relatori, questo sito, questo tra l'Alta Murgia, la Terza e la Basilicata, questo identificato, non è idoneo? Lei, diciamo, che voto darebbe? Diciamo che ci stanno tantissimi motivi per poter prendere in seria considerazione l'esclusione di queste aree. E naturalmente io non mi sono soffermato su altri motivi molto più stringenti, pensiamo, certo, all'area di sviluppo su questa cosa, ci siamo limitati agli aspetti squisitamente geologici di queste aree.
tutte convergono in una direzione di poter dire sì, effettivamente queste aree non sono assolutamente idonee ad ospitare un deposito che deve avere una durata nel tempo così di centinaia e centinaia di anni. Grazie, grazie per la sua relazione esaustiva. Speriamo di rivederci perché poi sicuramente la regione scriveremo. Ecco i tempi, ci sono i tempi, bisogna mandare le relazioni al governo centrale, quindi bisogna lavorare, bisogna dare argomentazioni valide e credo che quello che lei ci ha raccontato questa sera è un'argomentazione valida. Anzi, di più. Grazie ancora. Adesso passiamo alla relazione del professor Baldassarre, Leonardo Baldassarre, fisico esperto in radioprotezione, al quale buonasera professore. Lei si interessa di fisica. È uno specialista di fisica e quindi come vede questa scelta, questa probabile, no? Scelta? E quali sono i fattori più pericolosi per questi depositi? Ecco, noi ci chiediamo come vengono poi in genere, perché insomma tutte le nazioni hanno ottemperato a questo diktat europeo. Noi siamo sicuramente in ritardo, credo che siamo gli ultimi paesi che non si sono messi a norma. E poi questi rifiuti e queste scorie qualcuno alla fine dovrà tenersele a casa, per cui non è che possiamo farle così scomparire come il mago Merlino. Per cui qual è veramente la nostra preoccupazione, quale deve essere, qual è il fattore più a rischio per la pericolosità? Perché leggevo da qualche parte che vengono imballati, vengono protetti, possiamo stare sicuri, però ci dica lei, ci racconti in questo territorio che cosa si vorrebbe fare? Grazie. Allora, buonasera a tutti. Sono Leonardo Baldassarre, sono un fisico e mi occupo di misura di esposizione a radiazioni, di ambiente e popolazione e anche di caratterizzazione radiologica. Cioè di mestiere di fatto valuto l'eventuale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti in qualsiasi tipo di pratiche. Mi diceva giustamente a cosa serve e qual è il grado di complessità del deposito proposto. A cosa serve? Serve sostanzialmente a impedire che eventuali materiali radioattivi che vengono creati o vengono utilizzati dall'uomo in tantissime applicazioni, dalla produzione di energia elettrica, che ormai non è più gestita in Italia, a pratiche di medicina nucleare, quindi alla diagnosi e alla cura di tumori con impiego di sostanze radioattive, a pratiche di ricerca, a mille altre applicazioni che di fatto esistono tutt'oggi, ebbene lo scopo del deposito è quello di impedire che questi materiali radioattivi, quando raggiungono il fine vita, quindi quando non vengono più utilizzati dall'uomo per le proprie proprietà di essere radioattivi o per l'impiego di cui se ne è avviata la manipolazione, vengano veicolate all'ambiente. Significa che in nessun modo devono essere questi materiali devono entrare nella nostra catena alimentare. Come un materiale di questo tipo può entrare nella catena alimentare? Sostanzialmente veicolandolo all'ambiente, per esempio disperdendolo nel terreno, per esempio portandolo in sospensione in atmosfera, quindi facendolo passare all'ambiente esterno in condizioni non controllate. Lo scopo del deposito è proprio quello di impedire che avvenga questa veicolazione, che possa essere introdotto nell'ambiente e poi piano piano nel corso degli anni cominciare a entrare nella nostra catena alimentare, quindi ritornarci attraverso gli alimenti o l'acqua potabile. Esiste tutto un filone di normativa italiana e internazionale che si preoccupa proprio di questo, cioè si preoccupa di
evitare che materiali radioattivi possano arrivare alla catena alimentare. Come Sogin si è posta l'obiettivo di impedire questo passaggio alla catena alimentare, creando una compartimentazione, anzi più compartimentazioni, quindi inserendo il rifiuto radioattivo che allo stato attuale si presenta in condizione si presenta in uno stato non confinato, di inserirlo in una prima compartimentazione, cioè in un manufatto di malta cementizia, in una seconda compartimentazione, cioè in uno spazio che contenga questi manufatti condizionati, e quindi poi in un terzo e quarta compartimentazione. Questo eviterebbe che il materiale radioattivo inserito all'interno e poi condizionato in malta cementizia possa trasmettersi all'ambiente, per esempio a causa di fessurazioni o altro. Quindi proprio quello che diceva il collega prima è essenziale, cioè bisogna assolutamente prevenire che nel corso di centinaia di anni questo materiale possa raggiungere il contatto con le matrici ambientali, quindi col terreno e soprattutto con l'acqua. Perché costruire un deposito di rifiuti radioattivi? Perché nonostante nel 1986 con il referendum sul nucleare abbiamo smesso di produrre energia elettrica attraverso energia nucleare, e tuttavia continuiamo innanzitutto a dover gestire le vecchie centrali nucleari, quindi quelle che sono state in funzione fino al 1986, poi sono passate in mantenimento passivo in sicurezza, quindi sostanzialmente si è aspettato un tempo per far decadere naturalmente la radioattività, e adesso è la Sogin è responsabile della disattivazione delle centrali nucleari, cioè della separazione del materiale che ancora è radioattivo rispetto a quello che è radioattivo non lo è più. Il materiale che è radioattivo deve essere destinato a uno spazio di deposito, e lo spazio di deposito deve essere costruito in modo tale che nessuna di queste particelle radioattive possa essere veicolata all'ambiente. A parte il pregresso del quindi i rifiuti radioattivi generati da queste attività di decommissioning, di smaltimento, di demolizione delle centrali nucleari, c'è un volume non trascurabile di rifiuto radioattivo che è prodotto ogni anno quotidianamente dalle attività di medicina nucleare, come dicevo prima, di ricerca scientifica o dell'industria, anche e soprattutto da attività legate alla produzione di radiofarmaci. Il radiofarmaco è una molecola, un isotopo radioattivo che è legato sostanzialmente a una molecola di zucchero, di glucosio, che quando è iniettato in un individuo raggiunge la sede tumorale e produce un segnale visibile da un'apparecchiatura. Quindi siamo in grado di capire se un soggetto ha una patologia tumorale anche di dimensioni molto piccole, che non sarebbe diagnosticabile in altro modo, attraverso la somministrazione di materiali radioattivi. Questo avviene quotidianamente, e il materiale radioattivo che viene somministrato genera del rifiuto radioattivo attraverso tutto il processo di produzione di questo materiale e nella fase di gestione di tutto quello che è prodotto per produrre il materiale radioattivo. Tutta questa parte che è necessaria, indispensabile in alcuni casi per la diagnosi di patologie anche molto importanti come le patologie tumorali, va gestita in modo corretto, e va anche qui evitato in modo assoluto che queste particelle possano essere veicolate all'ambiente. Ora, è corretta la localizzazione delle aree individuate da Sogin? Possono essere considerate ragionevoli? Questo non lo so, non sono in grado di dirlo, e sicuramente è più preparato di me il collega che mi ha preceduto. Perché? Perché i requisiti per l'ospitabilità di un deposito sono sostanzialmente di carattere geologico.
È utile fare un deposito? Sì, certamente è utile farlo. È utile farlo perché attualmente in Italia la quasi totalità dei rifiuti radioattivi è conservata, si dice, allo stato non condizionato, cioè non sono inglobati in materia cementizia e in caso di incidente, in caso di incuria da parte del gestore, non di Sogin, di uno degli N gestori ipotizzabili o possibili sulla base dell'attuale assetto normativo, possono essere veicolati all'ambiente anche in caso di incidente. Chiudo citando un caso interessante, a mio avviso. Qualche decina d'anni fa era possibile, ma anche tuttora, a seguito di specifiche autorizzazioni, era possibile farsi autorizzare per la raccolta di rifiuto radioattivo. Quindi io, Leonardo Baldassarre, decido di avviare un'attività d'impresa e l'oggetto dell'attività dell'impresa è raccogliere i rifiuti radioattivi dai siti di produzione, per esempio, di attività medicali. Quindi vendo questo servizio e chiedo l'autorizzazione all'esercizio di un deposito temporaneo. Quindi raccolgo questi rifiuti radioattivi da più siti, li conservo in un deposito temporaneo. Il deposito è per definizione temporaneo, l'unico deposito definitivo, quindi non temporaneo, sarà quello costruito da Sogin. Non ho l'obbligo di condizionare questo rifiuto, non ne avrei neanche la possibilità. Perché? Perché non so ancora dove dovrò conferirlo nella fase successiva e come dovrò condizionarlo, quindi come dovrò impedire che parte di questo materiale venga veicolata all'ambiente. La mia attività dopo N anni va male perché non sono un bravo imprenditore, quindi non ce la faccio più, porto liberi in tribunale e lascio in gestione alla collettività anche l'onere di riprendere, di rifarsi carico di questi rifiuti radioattivi. Più o meno quello che vi ho raccontato è successo qualche decennio fa e adesso lo Stato sta ponendo rimedio a una situazione di questo tipo in provincia di Taranto. Qual è la criticità di questa gestione? La criticità è proprio quella di non avere la possibilità e l'obbligo da parte dei gestori di arrivare al condizionamento del rifiuto radioattivo e quindi di impedire che una parte di questo rifiuto radioattivo possa essere veicolata all'ambiente. Per fortuna anche in provincia di Taranto non c'è stata nessun evento incidentale che abbia coinvolto quel deposito, però immaginando un'alluvione, un terremoto, un incendio, un qualsiasi evento incidentale che avesse coinvolto quella installazione, avremmo provocato tanti tanti danni e ne avremmo pagato le conseguenze per decenni successivi. Tenete conto, e chiudo, che una parte di radioattività che è stata emessa, sono eventi incidentali drammatici, perché per fortuna in Italia non sono ipotizzabili, però nell'evento di Chernobyl sta cominciando a entrare nella catena alimentare proprio in questi anni, cioè stiamo cominciando piano piano tutti noi a mangiarci piccoli pezzettini di quella enorme quantità di radioattività emessa in ambiente a seguito dell'evento di Chernobyl. Quindi è certamente utile, certamente necessario individuare il luogo migliore in Italia in cui creare il deposito di sostanze radioattive e pretendere da Sogin, dallo Stato, che venga fatto in modo ineccepibile e scegliendo la localizzazione migliore, quella che assicura per tutti il massimo grado di sicurezza e il massimo grado di stabilità nel corso del tempo. Grazie. Grazie a lei. Professore, volevo chiederle questo. So che ci sono 60 giorni per fare le osservazioni, quindi secondo lei i tempi, i 60 giorni, sono sufficienti? Allora, lei ha fatto una bella esposizione, la ringraziamo per questo, ci ha chiarito le idee e la ringraziamo, e la ringrazio per questo. Però ecco, la domanda è proprio questa: 60 giorni, è stato fermo nel cassetto, questa carta nazionale è stata ferma per 5 anni e poi grazie anche al ministro Costa che insomma ha desecretato questa carta, siamo venuti a conoscenza, ma 60 giorni sono sufficienti? Allora, 60 giorni, in questi 60 giorni
dovremmo, gli stakeholder, chiunque interessato, dovrebbe eccepire i criteri che hanno portato all'individuazione delle aree potenzialmente idonee. Significa, come giustamente ha fatto notare benissimo il collega geologo, guarda Sogin, tu hai utilizzato delle carte che sono datate, quindi rinnova la tua valutazione. E il processo della determinazione delle aree potenzialmente idonee è stato effettuato, quindi la pubblicazione della carta, anche a valle della verifica di presupposti e modalità avuta dagli organi di controllo nazionali. Adesso è il momento della verifica da parte degli organi di controllo e degli interessati locali. Certo, 60 giorni per un problema così complesso li considero pochi, però dobbiamo mettere in relazione questi 60 giorni anche con gli anni che ci sono voluti per ridefinire, arrivare finalmente alla pubblicazione di una carta delle aree potenzialmente idonee. Quindi sì, sono pochini, però siamo in forte, fortissimo ritardo rispetto a tutto il mondo. Tutto il mondo ha dei depositi temporanei per questo tipo di rifiuti radioattivi, e addirittura alcuni paesi nel mondo stanno anche definendo le modalità e i siti per la gestione dei rifiuti cosiddetti di ex terza categoria, cioè qualcosa di più importante, di più complicato da gestire. Il problema è complesso, è certamente complesso, 60 giorni non sono tantissimi, però dopo questi 60 giorni non verrà definita l'ultima parola sulla scelta della localizzazione del deposito, ma verranno solo corretti eventualmente i criteri che hanno portato alla definizione delle aree potenzialmente idonee, e successivamente verrà pubblicata la mappa delle aree considerate idonee, non potenzialmente idonee. Da lì in poi si avvierà il processo di candidatura delle comunità locali ad ospitare eventualmente questo deposito. Grazie per la sua disponibilità e per la relazione che ci ha fatto capire molto bene quella che può essere anche la pericolosità di queste scorie radioattive. Adesso parliamo ancora di territorio e ci fermiamo alla nostra agricoltura con il professor Pietro Ubriaco, docente in chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Buonasera. Parliamo proprio con... Sì, buonasera. Ecco, non riesco a vederla, adesso sì. Ecco, buonasera. Allora, un tema delicato. Lei come ha accolto questa notizia? Se l'aspettava, perché insomma, prima o poi questa richiesta da parte del nostro governo centrale doveva più o meno arrivare. C'è il rischio che la Puglia diventi la pattumiera del nucleare? Sì, c'è questo rischio, però voglio prima rispondere... Accendi la telecamera, Pietro. Sì, sì. Ok, ci siamo? Perfetto. Ecco, adesso la vediamo. Ecco, la prima parte della domanda, dottoressa, come ho appreso lo stato d'animo, diciamo, corrispondente a questa notizia? Beh, non è stato bello, perché stiamo vivendo questo periodo di pandemia e chiaramente ritengo che non sia il periodo giusto per affrontare questo problema. Proprio perché non possiamo comunicare facilmente, non possiamo fare cultura e quindi c'è una difficoltà sostanziale ad affrontare questa problematica. Però brevemente, ecco, nel tempo che mi è stato concesso, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Diciamo, voglio suddividere, ecco, il mio intervento in alcuni punti.
Vediamo il nostro territorio, cerchiamo di inquadrare il nostro territorio e mi riferisco soprattutto al territorio Apollo Lucano. Ecco, dando facendo un primo esame delle aree esaminate, ho rilevato che l'area murgiana e l'area bradanica è l'area che è stata soprattutto presa in considerazione. Posso dire che quest'area non è per me un'area idonea a supportare un impianto di questo tipo, cioè un deposito addirittura unico nazionale, per diversi motivi. Prima, in considerazione delle risorse idriche importanti di questo territorio Apollo Lucano. Secondo, in considerazione delle risorse agroforestali. E terzo punto, in considerazione di beni culturali paesaggistici. Cioè, secondo me è bene fare questa suddivisione. Allora, per quanto riguarda le risorse idriche, noi dobbiamo correlare questo bene che abbiamo nel territorio lucano, ma anche pugliese, in considerazione dei cambiamenti climatici. Cioè, nel complesso, io ho rilevato da questo esame, da questa pianificazione SOGIN, una pianificazione antica, cioè sono stati utilizzati dei criteri che andavano bene fino a qualche decennio fa. Cioè, noi ora dobbiamo fare i conti con il cambiamento climatico, che non è più un fatto astratto, un fatto teorico. Cioè, noi abbiamo già dei dati sufficienti per dire che i cambiamenti climatici oramai ci riguardano, e quindi dobbiamo tener presente questa novità. Che cosa voglio dire? Vediamo ora la Puglia. La Puglia quindi è una regione tutto sommato povera di risorse idriche, però, come ho detto prima, qualcosa ce l'abbiamo e quello che abbiamo è veramente strategico per questa regione. Ecco, non dimentichiamoci della falda profonda. Ecco, non so, i consulenti che hanno fornito la loro professionalità alla SOGIN forse hanno dimenticato che l'area murgiana è proprio l'area di alimentazione della falda profonda, no? Quando parlo di falda profonda mi riferisco alla grande falda pugliese, cioè dobbiamo andare come quota almeno nei 400-500 metri, anche al di sotto di questi metri, per attingere acqua. Quindi è una falda importante, strategica, che ci metterà decenni, secoli per completare il ciclo dell'acqua. Però, questo è risaputo, le diverse ricerche lo hanno dimostrato, questa falda profonda nell'Alta Murgia ha l'area più sensibile, perché l'Alta Murgia è fratturata, ricordiamoci le diverse cavità carsiche, le doline, le faglie che ci ha ricordato l'amico geologo Valletta, quindi è un'area più sensibile. Quando si parla di alimentazione, in queste fratture quindi si inserisce più facilmente l'acqua per raggiungere la falda profonda. Ecco, voglio completare questo discorso. Buona parte delle risorse idriche che noi pugliesi utilizziamo derivano dall'acquedotto del Sele, no? Cioè la Campania ci dà quest'acqua, in parte anche la Lucania ci dà una quantità d'acqua. Però immaginiamo i cambiamenti climatici che continuano a variare in un modo così drastico. Che cosa succederà nei prossimi anni? E non dico fra qualche decennio, perché oramai la situazione è chiara a tutti. I cambiamenti climatici sono in atto costantemente e sono davvero preoccupanti. Quindi se quest'acqua, i cambiamenti climatici ci creano dei problemi, la Campania potrebbe decidere di non darci più l'acqua. Potremmo arrivare a questa situazione. Ebbene, noi che cosa facciamo? Con le uniche riserve che abbiamo strategiche dell'acquedotto della falda profonda, rischiamo di contaminarle?
Quindi già questo aspetto mi porta a dire che il nostro territorio non è idoneo a recepire l'impianto unico nazionale. Continuiamo, se vado ad analizzare l'area che loro hanno previsto, quindi l'area, andiamo ora un po' più specifico nelle aree, un'area che io conosco bene, bene, la studio costantemente perché i miei studi del paesaggio, la ricostruzione delle vie delle antichità, i punti di riferimento importanti che il nostro territorio dobbiamo ricordarlo questo, quindi entro anche nell'aspetto dei beni culturali, cioè i romani 2000 anni fa sono venuti in questa zona sulla scia degli Etruschi, non per andare subito a Brindisi e imbarcarsi, no, per l'Oriente, ma loro sono venuti in questo territorio soprattutto attratte dalle ricchezze di questo territorio, i riferimenti paesaggistici, i beni dell'agricoltura, quindi un suolo fertile, una produzione cerealicola importantissima. Sappiamo il ruolo strategico che aveva ed ha ancora il cereale, è l'alimento, è il prodotto più strategico, più importante per assicurare una buona riserva di alimenti per la popolazione. Quindi sono venuti per questo territorio ricco. Poi il territorio, questa collina di Fesagrande, come ci ha ricordato il dottor Valletta, è posto in un territorio molto sensibile, cioè a cavallo del territorio pugliese e del territorio lucano, però di fatto si trova al di sopra di faglie che sono tutte correlate all'area bradanica. Quindi poi i livelli più alti, le quote più alte, sappiamo che abbiamo questi depositi di le cosiddette sabbie dello Staturo, il conglomerato di Irsina, cioè è un territorio molto permeabile, le argille si trovano a quota molto più bassa. Ebbene, noi se andiamo a fare un deposito in quella zona, creiamo un rischio gigantesco per la Puglia, per la Lucania, perché come ho detto la gravina di Gravina si unisce alla gravina di Matera, poi subito a sud, ma vicinissimo all'area individuata, cioè il punto di incontro, cioè l'affluenza del fiume Basentello, del torrente Basentello, con il fiume Bradano. Quindi un'area molto sensibile a rischio contaminazione. Poi posso aggiungere, se parliamo anche di solidarietà fra territori, ecco, cerchiamo di fare uno sforzo, di non essere egoisti, no? La cosiddetta sindrome, cioè ognuno non vuole nel suo giardino, no? Il tossico. Però questo territorio ha già dato un contributo di solidarietà. 50 anni fa, cioè mezzo secolo fa, il territorio di Fesagrande supportava un campo missili della NATO, missile a testata nucleare, no? È stato dismesso da circa mezzo secolo, quindi un contributo di solidarietà lo abbiamo dato, no? Va bene, torno un po' a fare il mio mestiere. Un elemento abbastanza valido. Torno un po' a fare il mio mestiere di chimico dell'ambiente. Per quanto riguarda la contaminazione, non dobbiamo pensare solo all'eventuale rilascio di prodotti contaminanti radioattivi dal sistema di confinamento, ma dobbiamo guardare il tutto, no? Quindi quando parliamo di sostenibilità, tutta l'opera, che sostenibilità ha? Arriveranno dei camion per portare materiale? Arriveranno degli elicotteri? Quindi ci sarà un impatto invasivo su questo territorio fragile, quindi polveri che si sollevano, ulteriore contaminazione. Il nostro territorio, come ho detto, è fragile, è fragilissimo, è ricco, cioè è ricco, abbiamo un suolo ricco, una falda interessante, però c'ha questa fragilità, quindi dobbiamo tenerne presente di questo aspetto. Poi guardando anche a livello nazionale, ho rilevato che tutte le sedi che sono state esaminate non sono distanti da porti importanti. Infatti, ho detto l'area bradanica, l'area murgiana nostra, però comunque si prende ancora in esame la zona
prossima a Taranto, quindi un'area strategica anche portuale. Ma questa caratteristica l'ho notata anche al nord, diciamo tra il Piemonte, la Lombardia e la Liguria, no? L'area delimitata, ho visto, è anche proiettata verso l'area portuale di Genova, così nell'altra area adriatica. Quindi significa che c'è una pianificazione nel vedere, certo, un'area isolata, però anche facilmente raggiungibile dai porti, no? Quindi c'è questa caratteristica. Ecco, quindi ho parlato della risorsa idrica, della risorsa agroforestale, dei beni, sui beni storico-culturali, paesaggistici, ho da aggiungere parecchio, perché spero a breve di completare le mie pubblicazioni sul modello di ricostruzione della via Appia, delle altre vie. Ecco, ricordiamoci le altre vie. Noi non supportiamo solo la via Appia, qui c'era anche una via più antica dell'Appia, che non dobbiamo dimenticare, la via Latina. Quindi la via Latina attraversava il nostro territorio, la via Appia attraversava il nostro territorio, ma c'era anche una via dei pellegrini parallele a queste vie, perché poi abbiamo avuto santuari, abbiamo avuto testimonianze importantissime. Ricordiamoci del santuario di Picciano, che è contiguo all'area di Fesagrande, cioè all'area boschiva di Gravina, quindi siamo vicinissimi. Quindi la via dei pellegrini. Ecco, e io aggiungo la via del paesaggio, che è sempre stato importante, cioè un paesaggio così importante che è stata la culla della civiltà nel Mediterraneo, perché qui sono venuti tutti, e dopo i Romani abbiamo avuto i Normanni, abbiamo avuto gli altri. Perché sono venuti da noi? Per quale motivo? È lo stesso il motivo. I riferimenti culturali e i beni presenti sono giganteschi. Noi non li abbiamo ancora capiti, speriamo di evidenziarli. Ecco, magari approfitto di questa bella iniziativa che la diocesi ha messo in campo, e invito il vescovo, invito Don Mimmo Natale, approfittiamo. Facciamo cultura, ecco, non ci poniamo già prevenuti a questa problematica, rispondiamo con la cultura. A me mi ha colpito una frase che ha detto il ministro Franceschini subito dopo la formazione del nuovo governo, no? Quindi la giornalista gli ha chiesto alcune cose e lui ha risposto così: i beni culturali, no? I beni culturali sono importanti per lo sviluppo, cioè li ha chiamati proprio i beni culturali, saranno il motore principale di sviluppo con la conoscenza. Bene, ci va bene, beni culturali e conoscenza. Quindi noi vogliamo fare conoscenza, la diffonderemo la conoscenza, inviteremo anche altre persone, altri specialisti, altri studiosi, altri ricercatori a venire qui da noi. Quindi, come dicevo, invito il vescovo Don Mimmo, cerchiamo di fare un presidio nel nostro territorio dove possiamo fare cultura e informazione. Quindi voglio chiudere ora soltanto con un'altra notizia, un altro aspetto, ma è anche una bella notizia per tutto il nostro territorio. È circa un anno che noi abbiamo costituito il distretto agrobiologico delle Murge e del Bradano. Questo è un distretto che ha degli obiettivi importanti. Innanzitutto mettere in rete i beni ambientali, i beni agricoli, metterli in rete insieme Puglia e Lucania, come è avvenuto già nei periodi storici precedenti, ma valorizzare questi prodotti anche in funzione della responsabilità sociale, no? Quindi la comunità si impegna a valorizzare i prodotti, gli agricoltori si impegneranno a produrre in un modo ecologico. Quindi è un legame, no? Un legame doppio fra
la società, i produttori. È una sfida importante. Noi abbiamo avuto un riconoscimento regionale, ci apprestiamo ad avere anche quello nazionale, che in parte abbiamo anche avuto. Quindi è un obiettivo importante. Tutti possono contribuire, come ho detto, abbiamo già delle tantissime adesioni, quindi siamo pronti a affrontare questa problematica con serenità, però facendo cultura, facendo conoscenza, e quindi comportarci in un mondo moderno. Chiudo dicendo solo quello che penso a livello personale su questa questione del deposito. Io separerei l'aspetto delle scorie di provenienza ex centrali nucleari dismesse dagli altri residui radioattivi. Non mi piace questa commistione, perché una componente può aggrapparsi all'altra e non la vedo bene. Quindi io ritengo, ripeto, è un fatto, una mia visione del territorio, perché le mie ricerche mi hanno fatto anche capire questo. Cioè, ricordiamoci che l'inquinamento è un fatto di concentrazione, quindi non andiamo tutto ad accumulare in un unico deposito. Questo è anche l'insegnamento del passato. L'inquinamento è concentrazione, quindi separiamo le scorie provenienti dalle centrali, ma possono ancora stare in quei siti, confinandole per bene, perché sono dei siti oramai accettati dalla popolazione, hanno dei parametri nel loro intorno idonei a conservare ancora quelle scorie. Poi facciamo, quindi a parte, guardiamo le scorie, i residui, i rifiuti derivanti dalla ricerca scientifica, dagli ospedali, ma quello lo possiamo risolvere noi a livello interregionale, certo, con una certa celerità e con il criterio della solidarietà fra regioni. Questa è la mia visione. Grazie. Grazie a lei per averci illustrato molto bene e soprattutto aver parlato di cultura, perché sappiamo quanto è importante la cultura e come la cultura riesce anche a far capire un po' a tutti come camminano le cose, come si muovono. Complimenti per questo agrobiologico, sicuramente la contatterò perché mi piacerebbe scrivere su questo bellissimo progetto che lei ci ha raccontato, e che anche il messaggio che ha lanciato al nostro vescovo, a Don Mimmo Natale, un presidio, perché no? Sicuramente è una cosa interessante, ma adesso lo chiederemo anche all'assessore regionale. Professore, io volevo spiegare un po' a chi ci sta ascoltando. Intanto saluto il sindaco di Acquaviva, Carlucci, che ci sta seguendo. Buonasera sindaco, poi magari Don Mimmo Natale ci riporterà qualche sua curiosità o qualche sua riflessione. Dicevo, come si presenterà il deposito? Vogliamo spiegarlo? Io da quello che ho letto, mi corregga se sbaglio, un insieme di barriere ingegneristiche una dentro l'altra. Per prima cosa i rifiuti sono condizionati e compattati, poi saranno chiusi dentro fusti di acciaio, di cementite, a loro volta i fusti verranno sigillati in scatole di cemento armato, e tutte le scatole, circa un centinaio, così ho qui questa scheda, verranno disposte in una grande vasca, in una superficie anch'essa di cemento. Questa vasca verrà infine coperta da uno strato di terreno e poi da un manto erboso. Il deposito occuperà 110 ettari, ma l'area che lo andrà a ospitare ne misurerà 150. Perché verrà anche realizzato un parco tecnologico che, da quello che leggo, è di 40 ettari. Professore, sono queste le misure con le quali dobbiamo confrontarci? Io già me l'immagino questo mega parco. Sì, abbiamo avuto queste notizie, però
non è tutto, non è stato tutto dettagliato, no? Si è parlato, sì, ai fini della sicurezza, di questo mega impianto, ovviamente il calcestruzzo è il materiale principale che utilizziamo, quindi è chiaro che però ogni materiale ha dei limiti. Io sono anche uno studioso del calcestruzzo. Il calcestruzzo, per quello glielo sto chiedendo, perché noi leggiamo, ma non siamo esperti come lei. Certo, il calcestruzzo fatto bene con le giuste dimensioni, ma non esiste il materiale universale. Il materiale universale non c'è. È ovvio che saranno prese tutte le precauzioni, no? Le varie vasche, come ha detto lì, le varie scatole, in modo da avere più livelli di protezione. Però, come le dicevo, anche quel materiale non è un materiale universale per quanto riguarda la sua durabilità. Il calcestruzzo ha anche una durabilità nel tempo finita. Quindi abbiamo visto i ponti, no? I ponti che sono stati addirittura progettati, no? Negli anni 60, abbiamo visto a Genova che cosa è successo. Ma le posso dire, io le osservo, le strutture in calcestruzzo, quando affrontiamo le autostrade, vediamo, cioè tutti i materiali sono stressati, tutti. Perché? come chimico le posso dire, le condizioni ambientali lo stressano, anche il calcestruzzo. Quando vediamo il calcestruzzo degradarsi, ricordiamoci che l'anidride carbonica, parliamo di effetto serra, però poi ci dimentichiamo dell'effetto, gli altri effetti dell'anidride carbonica. L'anidride carbonica produce acidità, perché a contatto con l'acqua l'anidride carbonica ci dà acido carbonico. L'acido carbonico è un nemico del calcestruzzo, lo aggredisce, no? E quindi il materiale si degrada. Gli ho fatto solo un piccolo cenno per dire che tutti i materiali sono vulnerabili. Certo, le protezioni saranno prese, però quello che ho detto prima, io non sono d'accordo su un mega impianto, perché si creerebbe, non lo ritengo sostenibile, perché i mezzi che raggiungeranno questo sito, camion, altri sistemi, eccetera, eccetera, provocheranno un inquinamento secondario. Ecco, forse abbiamo capito anche un'altra cosa. Non guardiamo soltanto gli inquinanti potenziali primari che saranno confinati e avranno una certa sicurezza. Questo lo possiamo dire. Però ci sarà un inquinamento secondario. Quindi polveri, inquinamento dell'aria, tecnologie comunque impattanti. Ma dove? Su un territorio pregiato? Ho detto la zona di confine fra Matera e Altamura è una zona comunque una zona da proteggere, è una zona sensibile. La zona boschiva di Gravina e di Fessa Grande non è possibile. L'area bradanica fra Genzano, Irsina non è possibile. Quindi non la ritengo un'area idonea per questo impianto. Grazie mille, grazie per averci illuminati, per averci spiegato molto bene e per averci chiarito molti dubbi. Grazie ancora, professore. Stiamo avviando verso la conclusione. Adesso è la voce della politica. Salutiamo l'avvocato Anna Grazia Maraschio, che è il neo assessore della Regione Puglia. Buonasera assessore, benvenuta. La conosco, la vedo per la prima volta. Buonasera. Buonasera a voi. Come dire, vis-à-vis in questo confronto, in questo nostro convegno, abbastanza partecipato, interessante dal mio punto di vista, credo che lo sia anche per chi ci sta guardando, e lei ha affermato: come Regione Puglia ci opporremo con tutte le nostre forze alla scelta dell'Alta Murgia. Ecco, questo lei lo ha dichiarato qualche tempo fa in un'intervista, quindi lo ribadisce?
Assolutamente sì, io vi saluto, buonasera a tutti, vi ringrazio anche per questo invito, per questa opportunità di approfondimento. Io ho apprezzato molto gli interventi che, diciamo, dei relatori che mi hanno preceduto, e quindi ho apprezzato questa vostra iniziativa, perché così come è stato detto è molto importante fare una informazione corretta, pacata, equilibrata, così approfondita con relatori, parlo ovviamente di chi mi ha preceduto, veramente qualificati, e quindi questo ve lo voglio dire in premessa. Sì, sì, sicuramente no, non convinto. Noi lo abbiamo come Regione Puglia, la nostra reazione è stata immediata, ferma. Certamente, diciamo, la prima reazione per quanto mi riguarda è stata una reazione sicuramente politica, proprio di difesa del territorio. E così come ho dichiarato da subito, le ragioni immediate sono alla nostra opposizione a questa, diciamo, all'individuazione della Puglia come un sito potenzialmente idoneo. È stato appunto un no immediato che ha tenuto conto di tutto ciò che poi è emerso anche dai tavoli tecnici avviati in regione. Certamente perché la Puglia, prima è stato ricordato quello che è stato, diciamo, un gesto di generosità o di sacrificio, ha pagato dei prezzi veramente molto alti in termini di sacrifici ambientali. Quindi oggi vive un momento anche di rilancio, di riscoperta o di questo territorio straordinario e ricco di tante bellezze, ma di tante ricchezze culturali, di storia, di archeologia, di biodiversità che hanno portato ad istituire dei parchi straordinari quali sono il Parco dell'Altamurgia o il Parco delle Gravine, e proprio quei siti erano stati, diciamo, sono stati individuati come potenzialmente idonei. Quindi a questo no immediato è seguita un'azione ferma della regione con un atto di impegno della giunta regionale, quindi un impegno personale e anche del presidente Emiliano, della giunta, ma anche del consiglio regionale, e devo dire di tutti i sindaci che immediatamente si sono mobilitati e che poi hanno avuto un punto di riferimento nella regione, perché ciò che noi abbiamo fatto è stato quello di istituire intanto una cabina di regia di cui fanno parte, oltre che evidentemente presidente della regione e io come assessore all'ambiente, anche i tre sindaci dei comuni direttamente interessati, quindi il sindaco di Altamura, la sindaca di Altamura, il sindaco di Gravina e di Laterza. E poi abbiamo istituito un tavolo tecnico importantissimo, fondamentale, che ha dato già dei risultati incredibili. Io colgo l'occasione anzi per immediatamente ringraziare tutti coloro che hanno alacremente lavorato per portare le osservazioni tecnico-scientifiche che supporteranno poi non solo la regione ma anche i comuni interessati nella redazione delle osservazioni da presentare nei termini. Prima è stato detto termini assolutamente ristretti. È vero, 60 giorni sono un tempo assai ristretto per fare degli approfondimenti importanti, ma noi ci siamo mossi in che modo? Istituendo, ripeto, un tavolo tecnico al quale abbiamo invitato tutte le eccellenze, non soltanto, diciamo, le risorse che abbiamo in termini di risorse tecniche, diciamo, che abbiamo in regione anche con le agenzie regionali, ma abbiamo coinvolto l'università di Bari, molti esperti, e sono stati istituiti dei tavoli tematici. Ogni tavolo tematico ha approfondito un aspetto
tecnico e devo dire con grande, quindi non so, diciamo i tavoli tematici sono 8 quelli che sono stati istituiti, un tavolo si sta occupando della struttura idrogeomorfologica, la struttura della sismicità e fogliazione, la struttura tecnico impiantistica, la struttura della radioattività e metrologia, quella vincolistica, le infrastrutture e anche un tavolo istituito anche proprio sulla sollecitazione di un sindaco che sta approfondendo gli aspetti connessi al valore detrattivo della qualità paesaggistica, del potenziale turistico ed economico derivante dall'insediamento del deposito nazionale rispetto ai caratteri identitari delle aree idonee individuate nella proposta che è arrivata dal Ministero, nonché un'analisi degli investimenti in politiche di valorizzazione territoriale messe in atto a livello locale. Ora vorrei dare un dato che mi sembra significativo. Noi avevamo dato un tempo, una tempistica, proprio perché avevamo, diciamo, il tempo della scadenza segnata dei 60 giorni il lavoro di tante strutture, di tante risorse umane con queste competenze multidisciplinari è pervenuto ad un risultato importante, perché noi ad oggi abbiamo già un lavoro che è stato egregiamente svolto, del resto abbiamo sentito già una relazione, un primo risultato dal professore Valletta che ringrazio particolarmente, e posso dire che abbiamo già un lavoro svolto con di circa un migliaio di pagine con tutti gli approfondimenti tecnico-scientifici che adesso noi porteremo ad un tavolo di confronto insieme appunto con i sindaci che prima ho menzionato, aprendo anche al confronto, e queste osservazioni si sono arricchite anche delle schede tecniche che sono state fornite dai singoli comuni. Adesso apriremo un confronto con tutti i comuni anche per avere, quindi mettendo a disposizione il lavoro fatto in regione e accogliendo anche a ulteriori osservazioni, avendo anche il tempo di confrontarci con la Basilicata, perché quello che poi abbiamo fatto, non soltanto appunto il far partire immediatamente questo lavoro in Puglia, ma abbiamo aperto il confronto con la vicina Basilicata. È stato detto anche negli interventi più recenti quanto la nostra terra, la Puglia, la terra delle Gravine, sia molto vicina e connessa, diciamo, alla Basilicata. E quindi con il presidente della Basilicata, con l'assessore alla ambiente Rosa ci siamo coordinati, e anche con quei sindaci di tutti i comuni interessati. Quindi le osservazioni che verranno fuori, quindi il risultato del lavoro di approfondimento del tavolo tecnico sarà messo a confronto sin dai prossimi giorni con il lavoro svolto dalla Basilicata, e apriremo poi il confronto con tutti i sindaci, e da lì insomma le osservazioni sono già pronte, quindi saranno pronte insomma nel volgere di pochi giorni, grazie veramente ad un lavoro incredibile che è stato fatto con anche con passione, questo va detto, quindi con una grande partecipazione, con grande passione. Io ringrazio tutti coloro che hanno fatto un lavoro straordinario per noi. Benissimo, assessore, e credo che quando c'è la passione, c'è l'amore per le cose che si fanno, alla fine i risultati arrivano. Noi la ringraziamo per questo suo intervento, facciamo i complimenti per il lavoro svolto, perché ecco, ci ha informati, ci ha dato delle informazioni preziose, quindi sappiamo che la Regione Puglia ha lavorato insieme agli enti locali, insieme ai sindaci,
insieme anche alla nostra vicina Basilicata. Quindi aspettiamo il tempo, ecco, questo confronto, poi sicuramente ci informerà di quando, insomma, quando poi sarà arrivato il giorno della chiusura. Come si crede? Lei è ottimista? Io sono abbastanza ottimista, anche se sono prudente, come sempre, perché bisogna essere prudenti, ma sono ottimista perché anche soltanto ad ascoltare la relazione del professore Valletta, che ha approfondito il tema geologico, diciamo, delle caratteristiche geologiche, e non solo queste, le ripeto, abbiamo tanti temi, così come ho detto sin dall'inizio. Noi diciamo no subito, però dobbiamo fare in maniera seria e puntuale delle osservazioni tecniche approfondite, e queste osservazioni tecniche ci sono, ed è per questo che ritengo che, come dire, forse non saranno facilmente superabili, e noi continueremo ad essere fermi, attenti, e a seguire questa vicenda con l'attenzione che merita, per scongiurare un pericolo che a mio avviso sarebbe grave per la nostra terra. Quindi per questo, e poi veramente c'è un'attenzione straordinaria di tutto il territorio, questo voglio dirlo, anche diciamo, dedicare tanto tempo, così come avete fatto voi questa sera, un'attenzione che va sottolineata, va apprezzata, io l'apprezzo tanto, dovremmo farlo per queste, per questi temi che riguardano l'ambiente. Prima si è parlato della cultura, che deve essere il motore delle nostre azioni. Io continuo a ripetere, ma credo che anche diciamo, l'Europa ormai ci ha messo, ha acceso un faro in maniera molto forte su un tema che l'ambiente dovrà essere centrale in ogni scelta dei governi. Quindi non possiamo oramai operare nessun tipo di scelta, anche di sviluppo economico, senza tenere in considerazione in maniera, diciamo, precisa e centrale il tema dell'ambiente. Si ricordava prima l'intervento di Papa Francesco, è stato il grande rivoluzionario, cioè, che ci ha segnato la strada, e la sua attenzione, il suo richiamo all'amore per Madre Terra, che abbiamo, e dobbiamo dirlo questo perché è un dato, è stato, l'abbiamo per troppo tempo bistrattata, trattata come se fosse una nostra proprietà da distruggere. Dobbiamo fermarci, dobbiamo invertire in maniera significativa la rotta. E credo che sensibilizzare al tema del rispetto dell'ambiente, credo che sia un'opera fondamentale. Dobbiamo farlo, perché altrimenti le azioni di chi governa, io adesso mi metto, diciamo, dalla parte dei cittadini, devono essere orientate anche dalla sensibilità che c'è attorno, quindi della collettività. Quindi dobbiamo lavorare anche su questo, sulla sensibilizzazione, e voi lo state facendo, quindi io vi ringrazio. Grazie a lei, grazie per la sua relazione, grazie per questo suo intervento. Si sente anche il suo amore, la sua passione. Noi le auguriamo buon lavoro e ci risentiremo presto. Adesso le conclusioni, il nostro vescovo, arcivescovo Giovanni Ricchiuti, ha ascoltato tutti quanti, vediamo che cosa ci dirà. Sono curiosa di sentirlo. Lo ringraziamo e lo ringrazio ogni volta che l'ho intervisto, è sempre un piacere. L'ultima nota era quella che ho scritto sulle pagine della Gazzetta, quella bella storia che le ha raccontato come governatore del Miulli. Le faccio ancora i miei, non dico complimenti, ma veramente mi ha
commossa, come è stato vicino in questi momenti così difficili per tutti. Questa sua sensibilità ci riscalda il cuore. Noi abbiamo bisogno di un pastore come lei e la ringrazio per questo. Don Giovanni, a lei sì. Al suo pensiero. Sì, ci sono, ci sono. Che ci può dire, grazie. Grazie, ci sono. Ho ascoltato davvero con molta, molta attenzione e adesso dirò perché questo ascolto attento mi sarà molto, molto utile. Intanto devo dire, Don Mimmo, grazie per aver convocato a questa nostra iniziativa della diocesi e questi illustri relatori. Comincio ovviamente per questioni di rispetto così per il genere femminile dalla avvocatessa Maraschio, assessore all'ambiente della Regione Puglia, la dottoressa Larato, grazie per queste domande, per queste interviste, e i tre bravissimi relatori, davvero molto molto competenti, perché questa sera io ho appreso moltissimo, perché il sì, ho scritto in una chat, il sì o il no non devono rispondere a ragioni, chiamiamole demagogiche o populiste, visto che ce ne abbiamo già troppo di demagogia e di populismo in questo tempo, in questa nostra Italia, in questi tempi. Ma un sì o un no a questa decisione che verrà presa, sappiamo quando, in un senso o in un altro, che sia comunque supportata da conoscenza, dal sapere le cose, consapevoli delle cose. Aggiungo che questa sera io ho preso anche degli appunti, perché in quella riunione con i vescovi della Puglia, adesso non ricordo bene quando sarà, proprio il presidente della Conferenza Episcopale Pugliese, su mia sollecitazione, ha preso l'impegno di dedicare un congruo tempo di riflessione, proprio come vescovi, come pastori, perché io ringrazio anche del grazie che i professori hanno rivolto alla diocesi per aver organizzato questa sera, come anche il grazie dei sindaci, in modo particolare della diocesi, ma di Altamura e Gravina, e anche di La Terza, con cui abbiamo avuto anche un online su Teledeon qualche giorno fa. Perché noi non possiamo tacere, la Chiesa non può tacere. E lo dico perché nel 1226 San Francesco compose il Cantico delle Creature. Quindi ci avviciniamo tra 5 anni agli 800 anni da questa scrittura e da questa poetica, diciamo la filastrocca, tanto per dirla con il nostro Marcello all'inizio. Ma quando io leggo Laudato si, o mio Signore, per nostra madre terra, la quale ci sostenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Io sentivo questa sera parlare dell'Alta Murgia, del parco dell'Alta Murgia, con il dottor Tarantini, con i quali ci siamo anche intesi, e abbiamo parlato talvolta, abbiamo scambiato un po' qualche idea. E quando penso al Bosco di Fesagrande di Gravina, vengono subito, perché le abbiamo percorse queste strade, ne abbiamo i sentieri, siamo fatti delle passeggiate, delle escursioni, no? Per godere di questo dono ricevuto, che la madre terra, che è la terra che è madre per noi,
per questo suo darci, questo produrre. Davvero, qui si tratta del presente e del futuro. Io per questo sono anche molto, diciamo, preoccupato, perché quando ho invocato il dialogo con il territorio, ecco, io ancora una volta dico, ma perché? Perché questa ipotesi di stoccaggio delle scorie radioattive, alta, bassa o medio radioattività, noi non sappiamo ancora, perché non si informa? Perché non si parla? Ma perché dobbiamo aver timore di parlare di queste cose? Perché l'informazione, quella dei media normali, eccetto qualche volta, oggi per esempio penso a Marissa Ingrosso, penso ad Armando Fizzarotti sulla Gazzetta del Mezzogiorno, perché non, e poi penso all'informazione, perché non parlarne di più di queste cose? Ma è possibile che noi dobbiamo perdere del tempo a sentire cose o spettacoli o talk show che non conducono a nulla, quando abbiamo questi argomenti che dicono del nostro futuro, dicono della vita e al contrario dicono della morte se si va incontro a certe scelte? Mi chiedo, mi domando perché, ma noi abitiamo questo territorio, noi lo abitiamo, ci viviamo da generazioni, una generazione ha consegnato all'altro questo territorio. Molto bella la riflessione del professor Ubriaco sugli aspetti culturali, no? Di questa nostra regione, di questa nostra Italia, di questo nostro mondo. Io non voglio fare, come devo dire, appunto, non nel giardino di casa mia, no. Dico che questa nostra madre terra, questo nostro ambiente, deve essere l'ambiente in cui noi viviamo, e se dobbiamo stoccare, diciamo così, cose che devono essere comunque per tante ragioni, non solo, diciamo, qualitarie, speriamo davvero che, ecco, anche questo è un argomento di cui sono molto, diciamo così, appassionato e preoccupato, no? Perché leggere oggi la Gazzetta, scusatemi se lo dico, leggere ancora una volta sulla Gazzetta del Mezzogiorno che il Cavour è andato fino in Virginia per caricare i primi F-35 e c'era l'ambasciatore italiano che dice così con i... Cioè, ma dico, ma davvero noi non possiamo pensare a un mondo diverso? Non possiamo pensare a un futuro diverso? E anche venendo al nostro argomento, la Chiesa, io come vescovo parlo e dico, la Chiesa non può tacere. E carissimi professori, carissima assessore, carissimi tutti, noi stiamo camminando come Chiesa in questo nostro mondo. Se il Papa Francesco ha dedicato per la prima volta una enciclica, cioè il massimo del magistero di un Papa, all'ambiente, Laudato Si, allora significa che davvero siamo sull'orlo di un precipizio. Se facciamo e siamo capaci, in ragione della nostra umanità, oltre che della nostra ragione di fede, della nostra umanità, un passo indietro. Questo è un passo che davvero sarà grande per l'umanità, perché dirà che questa umanità può guardare al proprio futuro con un po' più di serenità. Ecco, grazie davvero a tutti e a ciascuno. Grazie. Grazie, grazie, grazie a lei, grazie per aver seguito questo convegno, per averci dato l'opportunità di riflettere. Ha detto una cosa che condivido: tanti spettacoli televisivi, io mi riferisco soprattutto a quelli che paghiamo con un canone, per cui noi cittadini vogliamo anche, utenti, vogliamo anche ascoltare temi importanti come questo, vogliamo capire di più. Credo che questa sera un piccolo contributo è stato dato. Ringrazio Don Mimmo Natale, perché so l'impegno che
ci mette nelle cose che fa. In questo convegno ho avuto l'opportunità di ascoltare relatori eccellenti, competenti, e sono io che ringrazio, vi ringrazio. Don Mimmo. Bene, veramente è stata una serata lunga, ma con una grandissima partecipazione. Ci sono state una media veramente molto alta di partecipazione, c'è ancora una settantina di persone connesse con noi, siamo quasi due ore di presenza. Gli interventi sono veramente tanti, sono più di commento, attestazioni di stima, di ringraziamento, alcuni di paura e soprattutto questo sottolineare che abbiamo già dato, non solo come territorio murgiano ma anche come Puglia, perché veramente le situazioni di inquinamento, di sfruttamento del territorio sono state veramente tante e la sollecitazione che si combatte anche un po' questa prospettiva, no? Di andare a individuare ancora un sito sul nostro territorio col promuovere la bellezza e la ricchezza, no? Del territorio, e quindi i distretti agroalimentari sono fondamentali, ma anche la vocazione turistica e l'azione anche proprio dell'ambiente. Quindi non le scorie è una risorsa, no? Era una delle domande che veniva fuori, ma il territorio con la sua bellezza e con gli investimenti, no, che si stanno facendo, ecco, sono la vera risorsa, no, su cui bisogna investire. Ad alcune domande i relatori hanno già risposto, c'era anche qualche domanda tecnica sulla stima di quanto materiale va dismesso, di che natura, in che percentuale militare, medicinale o nucleare, però penso che non sia in questo momento realmente, no, preponderante. E soprattutto la cosa più importante, ecco, che la Regione Puglia abbia, insomma, un orientamento chiaro e che ci sia una condivisione anche con la società civile. Abbiamo sentito che ci sono ben 8 tavoli tematici, questo già una buona cosa, però ecco, anche la serata di oggi era per creare partecipazione anche dal basso, no? Dai territori, e quindi poter anche continuare a interagire proprio per essere presenti. Qualcuno, ecco, sottolineava che sono nati anche delle realtà anche di approfondimento, che ci sarà il 28 febbraio anche una serie di sit-in in contemporanea tra Altamura, Gravina, La Terza e Matera. E quindi veramente molte, molte, molte riflessioni. Quindi veramente ringrazio un po' tutti di questa partecipazione e ringrazio ancora la disponibilità di chi questa sera ci ha aiutato veramente a fare un po' di chiarezza. Ecco, si potrà, per chi ha perso un po' la diretta, riascoltare, rivedere il tutto sul canale YouTube della Diocesi, quindi ecco, questa riflessione a disposizione un po' di tutti. E quindi veramente anch'io mi associo un po' ai ringraziamenti, prima di tutto tuoi, Anna, perché ci hai aiutati un po' in questo coordinamento e soprattutto per il tuo lavoro anche proprio di sensibilizzazione a questi temi, di attenzione, ecco, al territorio, alla bellezza anche della Murgia, della tua Sant'Eramo, a cui veramente ci tieni tanto. È importante che creiamo queste reti, ecco, è stato anche ribadito, no, più volte, delle reti positive. A me non è piaciuto, no, sentire subito facciamo le rivoluzioni, facciamo, no, le manifestazioni violente, non servono a nulla, noi dobbiamo costruire, dobbiamo, perché già distruggere non ci vuole niente e lo fanno in tanti. Invece, ecco, creare questa alternativa penso sia fondamentale e i mezzi di comunicazione hanno un bel ruolo in questo. Voglio anche ringraziare l'avvocato Anna Grazia Maraschio per il suo lavoro e soprattutto, ecco,
per questa attenzione che ci ha voluto anche riservare ad ascoltare un po' il nostro territorio, e speriamo anche a lavorare ancora insieme, perché insomma la bellezza del nostro territorio, no, sia sempre di più sottolineata proprio nelle politiche, no, di investimento. In passato non abbiamo, per esempio, no, condiviso che la Regione Puglia doveva concertare molto meglio il lavoro, no, questi quattro biodistretti dei parchi, perché sono una ricchezza, e quindi mettendoli insieme questo può veramente portare a ulteriori passi in avanti, no, o su questa strada del nostro territorio. E poi ci saluta il professor Baldassare, che ha dovuto un po' già lasciarci in anticipo, ma lo ringraziamo per la sua disponibilità, e lui ringraziava noi per questa serata. E ancora sì, il nostro amico Pietro Ubriaco, ma soprattutto tutto il gruppo che sta lavorando, no, al distretto agroecologico della Murgia e del Bradano, e con cui anche la diocesi, insomma, sta collaborando, perché è una bellissima realtà partita dal basso. Ecco, questa è una cosa molto molto bella, quindi agricoltori, mondo della anche della distribuzione del nostro territorio, veramente da tanti anni sta provando a investire, no, nella ricchezza proprio del biologico, della bellezza del nostro territorio, e questa è una cosa veramente da sostenere, da far conoscere sempre, sempre di più. E poi, ecco, sarebbe veramente bello riscoprire, no, la ricchezza della nostra Murgia, no? E quindi grazie al dottor Valletta, perché ci ha detto piccole cose, ma che dicono la bellezza, no? Il nostro territorio non è la pietra, no? La pietra della Murgia, che non ha niente. Io ricordo un mio amico della Val d'Aosta, un esperto di erbe, che si fa una passeggiata sulla nostra Murgia, torna, lo avevamo dato per disperso, che si era perso sulla Murgia, invece torna dopo un bel po' di ore, estasiato, dice: ma voi avete una ricchezza di erbe, di piante che noi ci sogniamo in Val d'Aosta, no? E per dire come veramente dobbiamo riapprezzare il nostro territorio, la bellezza, no, di questa pietra del territorio carsico, che veramente dobbiamo riscoprire, e quindi diventa veramente importante. Ecco, come Chiesa noi ci siamo, il nostro Vescovo l'ha già sottolineato, sia come Chiesa locale, ma anche come, ecco, contributo con gli altri Vescovi di Puglia a essere, ecco, uniti in questa attenzione. Perché se non ci interessiamo noi, che siamo, no, gli abitanti della nostra terra, a casa nostra, ecco, perché dovrebbero farlo gli altri? Quindi penso sia un atteggiamento veramente di responsabilità che dobbiamo riscoprire tutti. Quindi grazie ancora per questa serata, e sicuramente, insomma, ci rivedremo presto per continuare un po' le nostre riflessioni. Buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci. Buona serata a tutti. Buona serata. Arrivederci a tutti. Arrivederci.